Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6. Sono 126 nuovi casi di positività al Covid-19 in Abruzzo nelle ultime 24 ore su oltre 2.500 tamponi processati con una incisività dei positivi di quasi il 5%. C'è anche una nuova vittima, un 76enne della provincia di Chieti. Vediamo il servizio. Sono 126 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo. L'età è compresa tra i 5 e gli 89 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 12, di cui 4 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo. Salgono complessivamente a 5.446 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 489. Si tratta di un 76enne della provincia di Chieti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.156 dimessi guariti, più 3 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.801, più 122 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 231.053 test, 2.529 quelli effettuati nella giornata di ieri, con una incidenza delle positività che sfiora il 5%. 154 pazienti, più 8 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 15, dato invariato, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.632, più 114 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Dei nuovi casi positivi, 45 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 25 in provincia di Chieti, 14 in provincia di Pescara, 21 in provincia di Teramo, 1 fuori regione e per 20 sono in corso verifiche sulla provenienza. C'è preoccupazione a Teramo e provincia per i nuovi focolai Covid ad essere colpiti, sono soprattutto gli studenti. A Bellante il sindaco Melchiorre chiude l'intero plesso scolastico, mentre D'Alberto sostiene che sono i trasporti la causa maggiore dei contagi e non la scuola. Il servizio di Tania Bonici Castelli. E allarme a Teramo e provincia per i nuovi focolai Covid. I numeri aumentano un po' dovunque. A Bellante, dopo essere risultati positivi 12 bambini di una classe elementare insieme a due maestre, il sindaco Giovanni Melchiorre ha disposto la chiusura dell'intero plesso scolastico. Studenti positivi anche a Torano in Val Vibrata. È proprio sulla scuola e soprattutto sui trasporti che si addensano le nubi più nere. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, dichiara apertamente che chiudere le scuole dopo appena un mese per non essere stati in grado di gestire meglio i trasporti sarebbe una sconfitta grandissima. Scuola, trasporti e tamponi, possiamo parlare di emergenza? È una situazione vicina all'emergenza, nel senso che comunque occorre intervenire immediatamente per risolvere le criticità, con risorse aggiuntive e con una strategia collaborativa fra le istituzioni scolastiche e le istituzioni politiche territoriali. La soluzione non può essere quella che qualcuno sta prospettando, cioè di tornare con la didattica a distanza per le scuole superiori. La scuola deve andare avanti e deve andare avanti in presenza e in sicurezza. Abdicare dove dopo neppure un mese dall'inizio, francamente, è inaccettabile. Quindi siamo nelle condizioni di poter correggere il tiro. Al governo dobbiamo chiedere questo, come dobbiamo chiedere questo alla regione Abruzzo, che ha competenze in materia di trasporti, e soprattutto alla possibilità di raccordare tutte le istituzioni per trovare una soluzione di sistema che va ovviamente sostenuta con delle risorse finanziarie adeguate. E poi ci sono i tamponi. D'Alberto chiede che nelle scuole vengano eseguiti a tappeto i test rapidi, una corsia privilegiata per studenti, docenti e personale ATA. Tamponi più rapidi, quindi l'introduzione anche in Regione Abruzzo e presso le nostre ASL dei tamponi rapidi, veloci, che sono stati già sperimentati in altre regioni. L'assessore Veria ha accolto questa richiesta e poi assolutamente la rivisitazione del funzionamento del protocollo. L'ASL e il SIESP stanno svolgendo un lavoro straordinario, ma vanno purtroppo in affanno, portando anche tempi spesso lunghi nell'esecuzione dei tamponi, perché non c'è assolutamente il filtro del territorio. L'anello del territorio non regge, quindi i medici di base e pediatri devono giocare una partita più significativa in questo protocollo, diciamo così, del Covid nelle scuole, perché se non c'è questo filtro rischiamo di intasare il sistema e di non garantire ciò che dobbiamo garantire, la continuità dell'attività scolastica.
Diversi casi di positività al Covid-19 si stanno riscontrando in questi giorni in area Vestina e nella limitrofa Valfino. I casi più numerosi a Colle Corvino, 12, mentre a Bisenti sono monitorati alcuni residenti invitati ad un matrimonio. Comunque, per ora la situazione resta sotto controllo su tutto il territorio del servizio. Come annunciato anche in conferenza stampa dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, la tanto temuta seconda ondata del Covid-19 è arrivata e sta facendo registrare nuovi contagi anche in area Vestina. C'è da dire che i numeri per adesso, anche a fronte di più tamponi eseguiti, non sono gli stessi della prima ondata, quando a marzo ed aprile, dopo un incremento rapidissimo della curva epidemiologica, la ASL di Pescara dovette riconvertire l'ospedale San Massimo di Penne in Covid Hospital e la regione circoscrivere l'area Vestina e quella confinante Delfino in zone rosse. Dunque per ora la situazione sia nei comuni sia presso il presidio ospedaliero resta sotto controllo anche a seguito del caso asintomatico riscontrato tra il personale medico. Fino ad ora sì, anche perché per esempio per accedere all'ospedale, come avete visto, alle persone viene presa la temperatura e nel caso in cui sia necessario il ricovero ospedaliero viene anche fatto il tampone in maniera tale che i negativi possono avere accesso alla struttura, eventuali pazienti risultati positivi vengono avviati all'ospedale Covid di Pescara, quindi questo dà una certa sicurezza per chi deve ricorrere alle cure ospedaliere. Il comune di Penne, tramite il suo account ufficiale Facebook, ha comunicato ieri la positività di un uomo di 52 anni e così i positivi nel centro più popoloso dell'area Vestina negli ultimi giorni salgono a 5. Intanto emergenza temporaneamente rientrata presso il centro di accoglienza Lapis, dove si temeva un piccolo focolaio tra gli ospiti. Il numero di casi più elevato a Colle Corvino, dove il sindaco Antonio Zaffiri ha comunicato la positività di 12 persone di età compresa tra i 5 e gli 89 anni, tra cui vi è un'intera famiglia. I 12 positivi sono tutti in isolamento domiciliare. Solo un ragazzo nei giorni scorsi è dovuto ricorrere alle cure in ospedale per tenere monitorata la saturazione. In Valfino, a Bisenti per la precisione, ci sarebbe un matrimonio celebrato domenica quale elemento in comune tra 4 persone risultate positive al coronavirus e per questo si teme l'insorgere di un focolaio. Diverse infatti le persone che in queste ore stanno manifestando febbre e sintomi influenzali. Più di una ventina i tamponi eseguiti nelle scorse ore e di cui si attende il risultato. Molti altri potrebbero essere eseguiti nei prossimi giorni. Ad amplificare la paura la mancanza di un sindaco che conosce persone e territorio, dato che il comune al momento è commissariato per via del mancato raggiungimento del quorum alle recenti amministrative. Invece allarme rosso nella RSA dell'Istituto Don Orione di Avezzano, dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio. Dai 13 positivi di ieri contagiati, oggi sono diventati 70. Nella struttura sono circa 80 gli anziani ospitati, ai quali si aggiungono circa 60 persone tra medici e paramedici. La RSA è stata chiusa completamente all'esterno, gli ospiti negativi sono stati trasferiti nel piano di sopra e isolati completamente dai malati. La ASL provinciale, che ieri aveva effettuato una visita ispettiva, sta monitorando con puntualità ma anche con grande preoccupazione la situazione dal momento che negli ospedali della provincia scarseggiano i posti letto riservati ai malati di Covid alla luce della impennata recente dei casi. Secondo quanto si è appreso sarebbe stato un sacerdote dell'istituto religioso a far partire il contagio essendo andato in giro con la febbre. Restiamo sempre ad Avezzano, dove il neo sindaco Giovanni Di Pangrazio illustra le linee guida per la composizione della nuova giunta comunale e non esclude di assegnare una delega per la gestione dell'emergenza Covid. Vediamo. Potrebbe esserci nella nuova giunta anche una delega specifica per l'emergenza Covid? Beh, questo sicuramente ci sarà, per il momento me ne sto occupando direttamente io perché sono cose molto delicate e vanno risolte con la rapidità che posso rappresentare io, perché la rapidità significa anche assumersi la personale responsabilità e avere anche maggiore conoscenza tecnica della macchina burocratica. Però è un'idea che sto seguendo, un'idea che sicuramente terrò in conto. Quali professionalità troveremo nella giunta, nell'esecutivo? È rappresentato questo consiglio comunale tutto, devo dire, da ottime figure, ottime persone. Io penso che sia uno dei migliori consigli comunali che Avezzano ricorda negli ultimi tempi, veramente persone di qualità tutte.
Poi la maggioranza ha una qualità ancora più specifica per quanto mi riguarda, perché veramente li ho conosciuti meglio, sono dei generosi, sono delle persone che hanno scelto di fare della politica il servizio ai cittadini, hanno scelto anche di scendere in campo senza etichette dei partiti. Sarà una giunta fatta di persone sicuramente di qualità. Una delle prime ordinanze che Di Pangrazio ha già firmato da primo cittadino è stata quella relativa alla chiusura della scuola superiore della città Bellisario per i casi di contagio riscontrati e 3 classi in quarantena. Ora è sindaco, quindi può effettivamente costruire una soluzione in prima persona per la città. Una delle prime sfide sarà anche la ripresa economica, anche del centro di Avezzano. Sì, la ripresa economica del centro è fondamentale, non sarà assolutamente lasciato nulla di intentato, faremo quelle azioni che ci siamo riproposte di fare, quali sarebbero e saranno la riduzione dei tributi, sicuramente rivedere la pista ciclabile, rivedere tutta una serie di azioni, ma che oggi però devono lasciare il posto a trovare una soluzione immediata per bloccare, almeno qui ad Avezzano, il diffondersi della malattia. Vale, delineandosi il programma, non ancora ufficialmente confermato da Palazzo Chigi, della nuova visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Abruzzo il prossimo 23 ottobre, dopo quella dello scorso 3 ottobre a Teramo, cui si riferiscono le immagini. Conte sarà nell'Aquilano, a Barisciano, nel cratere del sisma, dove in particolare incontrerà il Sindaco Francesco Di Paolo, che è uno dei coordinatori dei sindaci dei comuni del cratere sismico dell'Aquila. Focus su ricostruzione e sui fondi necessari per andare avanti, tematiche delle quali parlerà con le istituzioni regionali e locali. Intorno a mezzogiorno è previsto l'arrivo nel comune di Lentella, nel Chietino, in piazza Garibaldi, dove ad accoglierlo ci saranno il senatore Luciano D'Alfonso, il sindaco Carlo Moro, il prefetto di Chieti Armando Forgione, il presidente della provincia Mario Pupillo e gli amministratori locali. Qui Conte parteciperà alla commemorazione dell'eccidio del 1950, scoprendo una targa alla fine degli interventi. Conte si recherà poi a Vasto, intorno all'ora di pranzo, dove a fare gli onori di casa sarà il sottosegretario di Stato, il senatore pentastellato Gianluca Castaldi. Conte sarà intorno alle 17 anche ad Atessa, all'auditorium, e qui ci sarà un incontro culturale sulla figura di Silvio Spaventa e sulla crescita dell'industria sostenibile della Val di Sangro. È probabile che verrà formulata una richiesta formale di attivare un contratto di sviluppo per questo specifico territorio. Conte potrebbe concludere l'evento con un intervento prima del rientro a Roma. Una terza offerta per acquisire la Yokohama di Ortona. Intanto la UIL chiede all'Europa politiche fiscali per evitare le delocalizzazioni. Il servizio di Giuseppe Dintino. Presentata una terza offerta per acquisire la Yokohama di Ortona. La prima ditta che si era presentata assicurerebbe il lavoro a 30 persone, la seconda a 50, la terza dovrebbe assumere più personale di quello impiegato attualmente. Una nuova speranza per gli 84 lavoratori che rischiano di perdere il posto. Intanto il sindacato UIL si riunisce a Pescara per fare il punto sulla crisi economica causata dal Covid, ma anche su queste vertenze preesistenti alla pandemia, come quelle delle delocalizzazioni, chiedendo che sia l'Europa a impedire alle multinazionali di fuggire dove più conviene. Noi ci trasciniamo dietro una serie di vertenze che sono precedenti al Covid, che sono la punta di un iceberg, di un malessere che era già presente nella nostra regione. Noi abbiamo vertenze importanti aperte nell'industria, la Betafens, la Yokohama, l'Inps dell'Aquila, le stesse realtà della Val di Sangro che soffrono, abbiamo realtà anche del settore del commercio che hanno vertenze aperte, penso all'Auchan, al Mercatone 1, quindi c'è indubbiamente una regione economica che soffre anche prima del Covid, che il Covid ha ulteriormente accelerato nella crisi e aggravato, e quindi c'è bisogno di interventi di natura straordinaria. Noi abbiamo chiesto al governo e abbiamo chiesto
chiesto anche all'Europa di intervenire con una seria politica fiscale europea per evitare le delocalizzazioni. Troppo spesso aziende che vengono in Italia, prendono i contributi, poi portano la loro sede in altri paesi europei per pagare meno tasse, e questo non è più accettabile. È necessario che la Comunità Europea intervenga e riesca a trovare un sistema per omologare i trattamenti fiscali. Controlli dei NAS anche in Abruzzo nell'ambito delle ispezioni disposte a livello nazionale in ristoranti, pizzerie, fast food, pub e bar. 41 le attività ispezionate sul territorio regionale. Il bilancio è di 6 sanzioni per carenze igienico-sanitarie, 2 contravvenzioni per violazione delle misure anti-Covid e 2 locali chiusi per gravi carenze igieniche. In particolare 2 ristoranti di Chieti e Pescara sono molto frequentati da studenti all'uscita delle scuole e sono stati controllati all'ora di pranzo. All'esito degli accertamenti sono stati contravvenzionati per violazioni riguardanti la mancata attuazione di misure anti-Covid, quali il distanziamento fra i tavoli, posti a sedere e il sovraffollamento dovuto alla presenza di gruppi numerosi di ragazzi. 2 strutture invece sono state sottoposte a chiusura. A Pescara, un ristorante etnico che presentava gravi carenze igieniche con presenza di blatte all'interno delle cucine. In provincia di Chieti, una pizzeria attivata in totale assenza di autorizzazioni. E cala la scure della regione sui fondi destinati alle microimprese. Una delibera della Giunta Marsiglio infatti sottrae al fondo dedicato 7,7 milioni dopo quelli già andati al finanziamento del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Il servizio di Alfredo Primante. Sono 7 le associazioni di categoria Casa Artigiani, CLAI, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti che lanciano l'allarme per il taglio al microcredito operato dalla Regione Abruzzo. Per i rappresentanti di categoria il ridimensionamento equivale quasi alla cancellazione della misura invocata e sostenuta da tutto il mondo delle piccole imprese. La giunta regionale, dicono le associazioni, con la delibera numero 583 del 28 settembre ha stornato dal fondo di dotazione del microcredito ben 7 670 mila euro per destinarli ad altre attività. Una somma che va ad aggiungersi al primo taglio operato in estate con 1 200 mila euro destinato al raduno del Napoli a Castel di Sangro e attinto sempre dallo stesso plafond. In questo modo, osservano i firmatari della nota, la disponibilità del fondo è stata di fatto ridotta all'osso e sfugge la spiegazione di tutto ciò, soprattutto, dicono, alla luce delle tante dichiarazioni pubbliche che annunciano misure a sostegno del mondo dell'impresa. Eppure, dalle stesse forze imprenditoriali, era arrivata nei giorni scorsi la richiesta diretta al presidente della Regione Marsiglio, all'assessore Fioretti e al presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta di arricchire e potenziare la misura a beneficio di una platea maggiore di imprese, utilizzando le risorse dei vecchi bandi sul microcredito e aumentando la dotazione a 13 milioni di euro, in modo da generarne 30 di finanziamenti erogati a tasso zero a più di 1200 imprese. Di qui la richiesta alla Regione di rivedere la scelta, tornando ad investire sulle misure di sostegno alla piccola impresa, fortemente provata da anni di crisi ed ora anche dall'emergenza Covid. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari torna a sollevare la questione dei quartieri popolari chiedendo più forze dell'ordine. Vediamo. Un incremento pazzesco di acquirenti, spaccio di droga, quindi grandi assembramenti, file davanti casa dei noti spacciatori di droga della zona. Poi ci sono balordi, delinquenti, criminali, colletti bianchi, persone che urinano il giorno davanti a tutti quanti, sugli androni delle scale, potete immaginare, si drogano davanti ai cittadini onesti. È uno scenario a dir poco inquietante quello dipinto dal vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che torna a puntare il dito contro la microdelinquenza. Pettinari commenta gli intensi controlli degli ultimi giorni nel quartiere pescarese di Rancitelli. Così lo spaccio si sposta altrove, dice il pentastellato. Ci sono 2-3 piazze principali dello spaccio di droga su Pescara. Se c'è la pressione su un punto, in questo momento sul Ferro di Cavallo, si sta spostando tutto qui in via Caduti per servizio. Fontanelle, dove ci troviamo oggi, che qui ha vissuto la stagione degli attentati. Tanti anni fa qui iniziarono a bruciare le macchine. E Pettinari continua a chiedere i presidi fissi di polizia e i militari dell'operazione Strade Sicure, così da controllare 24 ore al giorno i quartieri popolari e reprimere eventuali spacciatori, tossicodipendenti e urinatori selvaggi.
unità fisse di polizia, unità H24 con l'ausilio anche dei militari, almeno nelle tre piazze principali, via Caduti per Servizio, Fontanelle, Ferro di Cavallo, via Rigopiano, che possano presidiare H24, quindi fisse, non unità che passano e poi magari ripassano dopo 2-3 ore, questo non serve a niente. Ma militarizzare questi luoghi non rischia a sua volta di spostare il problema in altri posti? No, perché questi sono posti periferici. Nella periferia si annida la delinquenza, la criminalità molto spesso. Qui e qui vivono, quindi se tu blocchi l'abitazione, l'alloggio popolare, loro non hanno la possibilità di andare in altri posti, loro vanno nelle case popolari. Il Consiglio di Stato ha ribadito quanto già affermato dal Comitato Via e dal TAR di Pescara, dando lo stop definitivo al progetto del cosiddetto Megalo 2 di Chetiscalo. Ora si proceda con l'obbligo di demolizione di quanto costruito senza permessi legittimi, dice il WWF di Chieti Pescara a commento della sentenza. Il Consiglio di Stato ha detto no al proseguimento dei lavori per la realizzazione del centro commerciale Miro a Chieti, noto anche come Megalo 2, confermando la pronuncia del TAR che rigettò il ricorso dei costruttori. In particolare, nella sentenza dello scorso 12 di ottobre, i giudici di Palazzo Spada hanno nuovamente dato ragione alla Punto Garden SRL, titolare di alcuni terreni vicino al luogo in cui avrebbe dovuto essere realizzato il centro commerciale, e alla Regione, respingendo gli appelli proposti dalla Sile Costruzioni e dal comune di Cepagatti. Grande soddisfazione viene espressa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, che hanno rappresentato in giudizio proprio la Punto Garden SRL. Nello specifico, il TAR di Pescara aveva annullato le proroghe dei permessi di costruire rilasciate dai comuni per la mancanza della partecipazione al procedimento dell'ente preposto alla valutazione ambientale. Il Consiglio di Stato ha confermato l'illegittimità delle proroghe dei permessi di costruzione, precisando che era già chiaro il diniego dell'amministrazione preposta alla valutazione di impatto ambientale e che dunque illegittimamente i comuni interessati avevano consentito di proseguire i lavori. Più precisamente, il Consiglio di Stato ha dato atto che il Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale avesse espressamente evidenziato che il sostanziale mutamento delle condizioni ambientali, infrastrutturali e socio-economiche del contesto territoriale interessato non consentissero la realizzazione del nuovo centro commerciale. Secondo i legali, inoltre, la stessa autorità di bacino aveva espressamente affermato in plurimi atti che l'area individuata per la costruzione del nuovo centro commerciale dovesse rimanere libera da costruzioni e che gli argini di cui era stata ordinata la costruzione fossero unicamente diretti a preservare l'area a monte e non a rendere edificabile quella a valle. Ora si proceda con l'obbligo di demolizione di quanto costruito senza permessi legittimi e con le richieste di risarcimento a chi nelle pubbliche amministrazioni ha creato danni alla collettività. E questa è la posizione del WWF di Chieti Pescara, espressa dalla presidente Nicoletta Di Francesco, che commenta così la sentenza del Consiglio di Stato che pone la parola fine al progetto Miro di Chetiscalo. Lo sport: la Lega di Serie A ha ufficializzato data e orario del terzo turno di Coppa Italia. Il match tra Parma e Pescara si giocherà al Tardini mercoledì 28 ottobre alle ore 18. Intanto la squadra continua a preparare il match di sabato contro l'Empoli, da valutare le condizioni dell'attaccante Seter, in dubbio dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. E sulle prospettive in stagione per il Delfino abbiamo interpellato il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, il quale per motivi affettivi è legato alla città di Pescara. Dal club rossoblu sono arrivati Jarosinski, Asensio e Omeonga. L'ex DS del Parma ne approfitta per togliersi anche qualche sassolino. Vediamo. Direttore, lei è legato per motivi personali alla città di Pescara e nel Pescara di quest'anno ci sono due ex giocatori del Genoa, Jarosinski e Asensio, anzi tre per la verità. Insomma, ci vuole parlare anche di questi giocatori, come li vede quest'anno con la maglia del Pescara? No, a me quello che dà fastidio è che nell'ultima annata io ho tifato il Pescara, speravo che si salvasse, anzi speravo che facesse pure ancora meglio, e degli attacchi sul personale che non mi piacciono, e se qualcuno ha da dirmi qualcosa sa dove trovarmi, voglio dire, mi ha dato proprio fastidio, ma più che altro per la mia famiglia. Io il mio lavoro lo so che vivo in base ai risultati, però se io do una mano al Pescara è perché ci tengo, perché mi faccio vedere in giro, non certo mi nascondo,
e della pubblicità a regresso senza farsi vedere. Io preferisco io lo scontro e poi andare a cena la sera e chiarirsi, però io quello che faccio e ho fatto lo faccio per il bene del Pescara, per cui dei giocatori che sono stati comprati o venduti dalla mia squadra qui, e penso che abbiano fatto bene quest'anno Jarosicki, Omeonga e Asensio, e penso può parlare anche il mercato, che erano giocatori che avevano altre situazioni. Poi è normale che con i rapporti con la città, che è una città importante, una tifoseria ambiziosa, Asensio, Omeonga e Jarosicki preferiscono venire qua, però questa è la situazione. A me dispiace per la mia famiglia, io neanche ci penso, perché che ci devo pensare se avessi la coda di paglia, però sono tranquillo e penso che l'anno scorso il campionato non è andato come doveva, però Galano è uno che ha fatto tanti gol, e Machine era stato lì e aveva fatto bene, l'anno prima me l'ho tenuto e aveva fatto una partita comprandolo a Pescara, per cui se non do una mano io non vedo gli altri in generale. Su D'Aversa cosa ci può dire visto che siamo a Pescara? D'Aversa è... Adesso sta bene, si sta riposando, ma sta bene nel senso positivo, nel senso che penso che la prima panchina in Serie A che si dovesse liberare lui sarebbe pronto. E viene da 4 anni fatti alla grande, abbiamo fatto qualcosa di straordinario insieme, io con lui e lui con me, siamo amici per la pelle, ci diciamo tutto in faccia e andiamo avanti così. Io spero che possa trovare una squadra quanto prima, e dico pure che a lui ha bisogno pure un attimo di staccare, perché sono stati degli anni intensi. Ma secondo lei che ruolo potrà recitare il Pescara in questo torneo? Il campionato è un campionato sempre difficile, ci sono sempre delle sorprese, vedi l'anno scorso, vedi 2 anni fa, è normale che io mi auguro e spero che si possa fare bene. Da archiviare subito la sconfitta di Reggio, perché seguo e mi rammarico quando vedo che sullo 0-0 si sbaglia il rigore e poi si perde 3-0, non è bellissimo. Però penso che dagli errori, penso anche da una struttura a Reggio che forse non era adatta a giocare, si possa migliorare. Serie C, problemi in difesa per il Teramo che dopo il successo sul Monopoli conta di riavere almeno Piacentini in panchina, visti i forfè di Soprano e di Diachité, quest'ultimo per squalifica, il tutto in una retroguardia che ha ritrovato un super Lewandowski tra i pali subendo soltanto un gol. Servizio di Jacopo Forcella. Enigma difesa, il Teramo dopo il successo sul Monopoli è tornato al lavoro per preparare la sfida di domenica pomeriggio contro la Casertana al Bonolis, ma seppure il giudice sportivo è stato clemente con Diachité squalificato per una sola giornata, Pace ha comunque un problema dietro. Piacentini la settimana scorsa ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di essere in campo al Veneziani, mentre Soprano è ancora fermo ai box dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia. Ecco perché si proverà a recuperare almeno per la panchina il primo, altrimenti l'allenatore biancorosso, oltre alla coppia Iotti-Trasciani, non avrà alternative a disposizione. La difesa che, nonostante il grande talento nella zona offensiva, è allo stato attuale il punto forte del Diavolo, esattamente come nelle intenzioni dell'allenatore. Frutto di maggiore attenzione anche del resto della squadra e di un Lewandowski che con Costa Ferreira e Arrigoni sembra un giocatore completamente rigenerato. Per quanto riguarda invece il resto della squadra dovrebbe essere tutto quasi confermato, anche se nell'ottica delle 3 partite in una settimana Paci potrebbe decidere di attuare un leggero turnover per dare respiro a chi ha giocato di più finora, cercando ad esempio di dare una collocazione definitiva a Domenico Mungo, uno di quei giocatori in predicato di partire in direzione Avellino, ma che invece è rimasto in biancorosso e adesso va sfruttato nel migliore dei modi, inserendolo in un sistema di gioco che sta dando i risultati desiderati, così come Viero, che potrebbe essere una valida soluzione nel giorno in cui dovesse rifiatare Arrigoni. Davanti, oltre alla possibilità di far giocare Mungo, che nel caso prenderebbe il posto di Bombaggi in zona centrale, ci sarà la conferma di Pinzauti, visto che per Gerbi c'è ancora ad attendere che la condizione fisica dell'ex Pro Vercelli lo possa mettere in condizione di disputare un match ufficiale, mentre per Bunino ci sarebbe l'opportunità di dargli uno scampolo di gara al Bonolis, così come il mercoledì successivo al Viviani di Potenza, nella settimana che porterà all'altro impegno interno contro la Juve Stabia. In casa rosso-blu invece il pareggio acciuffato a tempo scaduto con la Ternana è stata un'iniezione di fiducia in una gara che sembrava prima vinta poi incredibilmente persa, prima del 3-3 di Cuppone a tempo praticamente scaduto. Sarà Mattia Cassano
Caldera di Como l'arbitro designato per il match. Il fischietto lombardo è la sua seconda stagione tra i professionisti. In Serie D il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Sangaré dell'Agnonese e Cercelluti del Pineto ed una giornata all'allenatore del Giulianova Federico Del Grosso, allontanato domenica scorsa dal direttore di gara nel match con la Recanatese. Ascoltiamolo. Ma io non ho assolutamente protestato, io ho alzato il tono di voce chiedendo, dicendo che era rigore, quindi se mi dite perché sono stato espulso io non lo so. Magari qualche tempo fa potevo anche offendere, ma non è assolutamente questa la motivazione. Era una protesta che avrebbe fatto qualsiasi allenatore, qualsiasi panchina in una situazione dubbia dove poteva esserci il calcio di rigore. Quindi non ho né offeso né inveito contro nessuno. Quindi io sono in pace con la coscienza. Mi dispiace di aver lasciato la squadra dalla panchina, però ecco, i ragazzi probabilmente dopo questa decisione hanno giocato con più ferocia e questo si è visto. Mister, a conti fatti il Giulianova avrebbe meritato il pareggio. A conti fatti il Giulianova poteva meritare anche paradossalmente la vittoria, perché la Recanatese, a parte l'azione del rigore, non ha creato grossissime palle gol, se non il gol di Sbaffo che è stato annullato per una spinta irregolare, poi è tutto da vedere, però non credo che la Recanatese abbia creato più palle gol di noi abbiamo creato palle gol nitide, la differenza è che la Recanatese ha concretizzato e noi no, questa è la differenza. C'è stata anche la sostituzione nel secondo tempo di Cristiano Del Grosso. Cristiano Del Grosso è un giocatore come un altro, quindi se reputo di sostituirlo lo sostituisco senza problemi, nonostante abbiamo una qualità diversa dagli altri e questo è evidente, però in alcuni partiti, in alcuni frangenti magari preferisco la quantità che la qualità. Era questo l'ultimo servizio del TG6, tutti i contenuti che avete visto in questa edizione sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con il nostro notiziario alle ore 23. Buona serata.